So good. They like to read with you. Verse 46 of Vilapa Sumangali. Leggo io in italiano, poi tu traduci, leggi in inglese? Ok. Ok, allora il verso 46 del Vilap Kusumanjali con il commento di Sri Ananta Das Babaji Maharaj. O Varoru, ragazza dalle belle gambe, dopo aver cucinato con molta attenzione tanti tipi di dolci per Madhumatana, Krishna, Mohan, per ordine della regina di Vraja, Yashoda, li dai alle tue amiche per portarli a Krishna. Oh Varoru, nicely packed girl, after you very carefully cook many kinds of sweets for Madhumatana, Krishna, on the order of the Queen of Braja, Yashoda, you hand them to your girlfriends like me to bring them to Krishna. Commento. Nella sua Svarupa Vesh, Sri Raghunath Das serve Swamini. Ha un'esperienza molto vivida di questi servizi Rasika. Nel verso precedente ha percepito il Surya Puja e in questo verso vede che le viene ordinato da Swamini di portare laddu e altre gustose preparazioni che lei ha cucinato diligentemente, come madre Yashoda le aveva chiesto, alla dimora di Krishna a Nandisvara nel pomeriggio. In his Svarupa Vesh, Sri Raghunath Das serves Swami. He has a very vivid experience of these Rasika services. In the previous verse, he perceived the Surya Puja. And in this verse, he sees how he or she is ordered by Swamini to bring laddus and other savories to Krishna's abode, Nandishwar, in the afternoon. After Swamini had been ordered to diligently prepare these dishes by Mother Yashoda. Dopo che Srimati ha celebrato l'adorazione del Dio del Sole alle 15:30, è costretta a separarsi da Krishna dopo aver giocato con lui per più di 4 ore, perché sua suocera la riporta a casa. After Srimati performed the worship of the sun god at 3:30 p.m., she is forced to separate from Krishna after playing with him for more than 4 hours at midday, because her mother-in-law takes her back home. Nella Govinda Lilamrita 18:94, questo verso è magnificamente rappresentato. Il corpo dorato di Radhika, dalle belle sopracciglia,
è simile ad un'anfora contenente il piacevole latte dei giocosi passatempi dell'amante del suo cuore. In Govinda Lilamrita, this event is beautifully depicted. The picture of fair-browed Radhika's golden body was filled with the pleasing milk of her heart lover's playful sports. Questo dà una grande gioia agli occhi delle sue amiche, ma ora quest'anfora ha perso il suo colore, poiché il veleno della separazione da Krishna ha reso il latte acido e i loro occhi iniziano a bruciare. This gave great joy to the eyes of her girlfriend, but now this drug lost its color since the poison of her separation from Krishna turned the milk sour and their eyes began burning. Quando Sri Radhika torna a casa, le sue amiche massaggiano il suo corpo trascendentale con sostanze rinfrescanti come canfora e pasta di sandalo, ma queste sostanze si seccano immediatamente e cadono di nuovo dal suo corpo in fiamme. Her girlfriend anoints her transcendental body with cooling substances like camphor, sandal paste, and so on. When Sri Radhika comes home, her girlfriend anoints her transcendental body with cooling substances like camphor, sandal paste, and so on. But these things immediately dry up and fall from her burning body again. A tal punto è afflitta a causa della separazione dal suo Pranavallabha. Le sakhi sono continuamente impegnate nel massaggiare le membra di Sri Radhika con polpa di legno di sandalo, steli di loto, tenere foglie verdi, germoglie e altre sostanze rinfrescanti. That is how afflicted she is out of separation from her Pranavallabha. The sakis are thus continually engaged in anointing Sri Radhika's limbs with sandalwood pulp, lotus stems, green tender leaves, and shoots and other cooling substances. Nel frattempo arriva una gopi di nome Chandanakala e dice a Radhika che la regina di Vraja, Yashoda, le ordina di cucinare la cena per Krishna. Meanwhile, one gopi named Chandanakala comes and tells Radhika that the queen of Vraja, Yashoda, has ordered her to cook Krishna's evening meal. Dopo aver ascoltato da Chandanakala il racconto di tutti i dolci lila di Mohan nella casa dei suoi genitori, Radhika inizia personalmente a cucinare dolci per lui per rimanere calma. After Radhika hears from Chandanakala about all the nectarian lilas
that Krishna was playing at his parental home, she personally begins to cook sweets for him, just to remain patient. Sri Siddha Krishna Das Babaji canta nel suo Prarthanamrita Tarangini un fiume di preghiere dolci come il nettare. Sri Siddha Krishna Das Babaji sings in his Prarthanamrita Tarangini. O Gandharvike, Chandanakala, una gopi che è stata mandata dalla regina Yashoda, viene da te chiedendoti di preparare e inviare delle torte per la cena di Govinda. O Gandharvike, Chandanakala, a gopi that was sent by Queen Yashoda, quickly comes to you and tells you to make and send some cakes for Govinda's evening meal. Quando bevi queste parole dolci come il nettare con le tue orecchie, vai immediatamente a cucinare con le tue assistenti. When you drink these ambrosial words through your ears, you immediately go to the kitchen with your assistants. Oh misericordiosa, quando sarò così fortunato da poter pulire la tua cucina, accendere un fuoco, pulire il calderone e metterlo sul focolare? Oh merciful one, when can I attain that fortune, that fortunate state, that I can clean your kitchen, make a fire in the hearth, clean the cauldron and put it on the hearth? Porterò acqua, noci di cocco, ghee, banane, zucchero, farina. Macinerò pepe nero e te lo darò mentre ti siedi beatamente su uno sgabello. I will bring water, coconuts, ghee, small bananas, sugar, and farina. And I will grind black pepper and hand that to you while you blissfully sit down on a stool. You see, Barun, no. What is meaning? That is meaning he is so serious, so tight in the service, tightness, very fixed in the service. I'm loose in my service and I'm tight in my service. Always I want something to do. Varuru, cosa significa? Che lei è estremamente seria ed estremamente impegnata nel seva, nel servizio. Se lei sente di non avere del servizio, allora lo desidera, vuole sempre rimanere immersa nel servizio. So this is the meaning. She never wants to be separate from Krishna. Quindi questo è il significato, che lei non vuole mai essere separata da Krishna. If she with her at the time of Surya Puja, she is happy with Krishna. And when she is separate from Krishna, she has no service to do, then she becomes suffering. It is separation, too much burning inside.
quando lei è impegnata nel fare il Surya Puja, sente che in compagnia di Krishna, perché sta facendo il suo servizio, sente di fare servizio a lui. Però appena finisce il Surya Puja, lei diventa disperata, soffre dalla separazione, perché non è più impegnata nel servizio. And this surprise, and this so much burning, body is burning without no service. In separation of that service, then they are putting sandalwood and it dry up immediately. E quindi il suo corpo brucia per via della separazione dal servizio a Krishna. Provo da uno stato emotivo che le fa bruciare il corpo, e quindi le mangiare il letto spargono il corpo con della pasta di sandalo rinfrescante per poter rinfrescare il bruciore che lei sente dalla separazione. And the moment she may listen from the one gopi who come from the mother Yasoda, she was very happy now. E nel momento in cui lei riceve il messaggio da madre Yashoda portato da una gopi, allora diventa molto felice, perché quel messaggio riguarda il servizio. Because she has no service to do. Perché lei adesso ha un servizio da svolgere. And this service for what? Cooking in the kitchen. E questo servizio in cosa consiste? Consiste nel cucinare in cucina. Kitchen is the hottest, right? Krishna, la cucina in una casa è il luogo più caldo, giusto? Ci sono i fornelli. And she herself went for that, and she feel full with that cooking to do the service for Krishna. Però lei stessa va in cucina e istantaneamente dal bruciore si sente completamente rinfrescata. Perché? Perché può svolgere del servizio a Krishna attraverso la cucina. And she, and then all the manjaris are start helping what she needs for that. E tutte le manjari cominciano ad aiutarla nelle cose di cui lei ha bisogno. She also needs the manjari who is very tight in the service. Is very serious in the service. Quindi lei, essendo estremamente seria nel servizio, ha bisogno di mangiare che sono esclusivamente serie nel servizio. If I'm not serious in the service, but how she is thinking how she is serious in the service of Krishna, and if there is no service, she is burning for the service. She is burning inside in the service. Quindi, come possiamo vedere quanto noi siamo seri nel servizio? Radharani ce lo insegna con l'esempio. Quando lei è impegnata nel servizio è felice, ma appena passa dei momenti che non è impegnata nel servizio, allora il suo corpo comincia a bruciare per la separazione. What is the meaning of dasi? Qual è il significato di dasi? I want to follow someone, but how to follow that? Che io voglio seguire qualcuno, e come farlo? I have to develop same nature like him. Se voglio seguirlo realmente, devo sviluppare la sua stessa natura di colui o colei che voglio seguire. If I want to follow as a dasi to Radhika, I have to tighten my service. Se io voglio realmente seguire Radhika e servirla come una dasi, allora per prima cosa devo essere completamente serio, preciso nel servizio. Devo essere molto meaning serio. Meaning of seriousness and serious. Ci deve essere completa serietà nel servizio. Yeah.
who is serious, he not make many programs. He do the thing what is the goal of life. Coloro che sono seri non creano molti obiettivi, ma si concentrano in un'unica cosa, in un unico obiettivo da portare avanti nella loro vita. So by doing so many teaching to the us, to the dasi, how to serve, and if there is no service, how to suffer for that. Quindi Swamini con il suo comportamento ci insegna di come sviluppare l'attitudine per il servizio e di come colei che è realmente impegnata nel servizio, quando non lo ha, di quanto soffre nella separazione. Right? Jananda Maharaj, and you want to add something? No, Gurudev, your explanation is beautiful. I just want to taste. Okay, go on. Quando delizierai gli occhi di questa servitrice preparando torte amrita, kelika e altre prelibatezze per il tuo amato? When will you delight the eyes of this maidservant by making amrita kelika pies and other savories for your beloved? Io vorrei... When will you delight the eyes? My eyes, when you will light it, when you will give mercy to me, to enlighten me. Quando è che illuminerai i miei occhi? Quando è che mi darai la tua misericordia per illuminarmi? Guarda, mercy come. Chakshudan Diloji. You give me the light in my eyes. You give me eyes to see what to do and what not to do. Qual è la misericordia che ricevo? La misericordia che ricevo è la luce, la visione che sviluppo con i miei occhi per poter capire cosa devo fare e cosa non devo fare. That light when you will give to me. That's to understand how you serve. Quando è che mi donerai questa luce così che anche io possa comprendere come servire? My eyes is not so clear to see that. I see only material thing. I need the eyes is not some foggy. I need the clear light for seeing that. And without your mercy, not possible. I miei occhi nello stato attuale sono offuscati, vedono soltanto nebbia. Non possono vedere ciò che tu fai, ciò che tu mi vorresti dare. Quindi ho bisogno della tua misericordia per poter avere gli occhi pieni di luce, per poter vedere le tue preparazioni. You have to open my vision to see the right thing. Devi aprire la mia visione così che io possa vedere le cose giuste. Right? I see very limited. I don't know right and wrong. But I need your mercy to light me, enlighten me, enlighten me. La mia visione non riesce a comprendere cosa è giusto, cosa è sbagliato nello stato attuale. Ho bisogno della tua misericordia, ho bisogno dell'illuminazione attraverso la tua misericordia. Yeah. Scusa, Sridhar. Sì. Posso dire una cosa? Radhe Radhe Gurudev Dandavat.
Questa luce è, si può dire che è il Buddhi Yoga che parla nella Bhagavad Gita, Krishna, è quell'intelligenza con la quale possiamo arrivare a lei. This light, what we talk about here, Gurudev, we can compare that to the Buddhi Yoga, what is explained in the Bhagavad Gita, the intelligence that gives us the access to Swamini. One is first light coming. Chakshudan Delojay Janme Janme Prabhuse Dibhigyan is a Prakashit. And this is Bhagavad Gita. Yoga means union. Yoga. Yog means meeting, Yog means separation. Yog significa unione, incontro, and separation, which term? Vyog. Vyog. E Vyoga significa separazione. Yog and Vyog. So this is yoga of the devotee of Manjari Buddhi. My Buddhi is in yoga with material things. I want to achieve something material and it's false. My yoga mind is attached with some material funny ideas. Nel mio stato attuale, la mia Buddhi, la mia intelligenza, è interessata, attaccata a delle cose materiali, a delle cose divertenti senza senso che sono false. And somebody give advice is not right. Change this yoga to achieve some material thing. E qualcuno ci consiglia anche male e ci dice la tua Buddhi, la tua intelligenza la devi usare per fare uno yoga con le cose materiali, per un'unione con le cose materiali. But we don't listen. Why? Because I'm very much attached with that. Io non l'ascolto perché sono molto attaccato a queste cose materiali. What is the best of yoga? Qual è quindi lo yoga migliore? When my body, my mind will attack with you. Quando la mia mente, la mia Buddhi, intelligenza si attacca, si unisce a te. Because my material thing make view from you and I attack in material creating suffering for myself. So Buddhi Yoga means when I am ready to attach my mind in you, that is Buddhi Yoga. And it comes by grace. Le mie circostanze materiali hanno creato con te uno stato di viglio, ovvero di separazione, perché sono troppo attaccato con le cose materiali. Però il Buddhi Yoga in realtà è quando io sono in unione con te. With the association. E questo può avvenire soltanto attraverso la grazia, l'associazione. Who is living for this or who is living in this? E ci sono coloro che desiderano raggiungere Dio e invece coloro che ci vivono in questo stadio. Right, Sunity? Can you say something more about Buddhi Yoga? So wonderful, Gurudev. I like to also listen to you. Yesterday you also explained about the light, and then when we get more the feelings, then we wait, and then the form will come. That was so nice, Gurudev. And what is the use to live in darkness, Sami?
It's suffering only. That suffering will only go away and we become more active for our service. And if I in darkness, that close by some will be, they are also in darkness because of my association. Qual è l'utilità di vivere nel buio? Se io vivo nel buio, poi automaticamente farò vivere nel buio anche chi mi è vicino per via della mia associazione. And if I'm in light, I can enlighten others also. Però se io vivo nella luce, allora posso illuminare anche gli altri. If my mind is in Buddhi Yoga, my Ishtadev, my Swami, Radhika, and I only one pointed thinking for her, only for her. That is Dasi of Radhika. Se io sono in Buddhi Yoga con la mia Ishtadeva, con la mia Swamini, ed ogni cosa la faccio esclusivamente per lei, allora posso dire di essere una Dasi di Radhika. And if I not think that I'm burning in the fire of separation. So, if I'm not living in that. Yeah. So even with the desire only. Desire nothing work. I have to live in this mind with my mind, Buddhi Yoga. With mind I have to live. Se però io non vivo ancora in questa realizzazione, in questa coscienza, allora brucerò nel fuoco della separazione. Però ci devo vivere. Devo vivere nel Buddhi Yoga con la mia Ishtadeva, con Radhika. What is that practice, old practice? Only I know the words, I start living in this. I know that Buddhi Yoga, but I never practice that. What is the meaning of that practice? What meaning? I have to practice this. That is Buddhi Yoga. Then we will realize what is the beauty of Buddhi Yoga. La mia vecchia pratica è quella soltanto di imparare delle parole e conoscerle a livello teorico. Però devo comprendere il vero significato delle parole e devo praticare quello che vogliono dire. Se io conosco il significato di Buddhi Yoga a livello teorico non è abbastanza. Devo conoscere cosa significa nella mia vita, lo devo praticare, ci devo vivere. This is right here. He sees doing it right way, strong, and she cannot live without service, and she make us as med servant also very tight in service. This is the gift of Swami. Quindi lei è estremamente decisa, estremamente seria nel suo servizio. E noi che siamo le sue dasi, anche ci ha reso in questo modo. Cioè noi lo siamo. If we are not tight, she will never mark, she will not accept us. Perché se noi non siamo decisi, seri nel servizio, allora lei non ci darà mai il suo stampo, non ci accetterà mai. You see how she starts? She herself went to the kitchen and she starts cooking. Vedete? This is the tightness now in the service. The others will go again. Ready for doing herself. This is the tightness. Fixed, then do. This is the time. Vedete qui nel passatempo come lei mostra di essere così decisa. Lei stessa va in cucina e comincia a cucinare. Questo è il significato di essere seri e decisi nel servizio. Non è che ha ordinato a nessun altro di farlo. Lei stessa ha iniziato a svolgere quel servizio. And you see the light passing here? The manjaris start running for arranging everything, so she light us.
e possiamo vedere anche come lei illumina le sue dasi, le sue mangiari. Come? Perché appena lei entra in cucina per cucinare, automaticamente dà anche servizi alla mangiari, le illumina, e così loro si mettono in moto per procurare tutta la parafernalia, i materiali per poter svolgere il servizio della cucina. So you can see how Buddha Yoga of Manjari Vaishnavi and how is Swami Radhika is Buddha Yoga with Krishna. So she is burning because of that. If they have no service, this is Buddha Yoga, meaning in Bhagavad Gita. Quindi qui possiamo vedere il Buddha Yoga, l'unione che c'è tra le Manjari e Radhika, e quella di Radhika e Krishna. E possiamo vedere come la separazione nelle personalità che sono realmente il Buddha Yoga, quindi quando non sono nell'unione, però sono in Buddha Yoga, ma non stanno svolgendo un servizio di unione, come loro bruciano. This is practical di dolore, di realization by the service of Swami Radhika. E questa è una realizzazione pratica che possiamo sperimentare attraverso il servizio a Radhika. The Manjari is learning how my Swami is fixed, mind fixed in Krishna, and that way she fixed the mind in Radhika. Come fanno le Manjari a centrare le loro menti in Radhika, a diventare più serene nel Seva? Lo imparano dal comportamento e dall'esempio di Radharani, di come Radharani è decisa e seria e centrata su di Krishna. Le Manjari imparano da questo comportamento come loro anche lo devono essere per Radhika. My mind, my body is here. If my mind go to Germany or Italy, my body is here, but I went there. Ad esempio, io posso avere il corpo qui, però con la mente posso andare in Germania o in Italia. Because I'm living by body here, but my mind is there, my thinking is there, my feeling is there. Quindi il mio corpo rimane qua e la mia mente però va in questi luoghi, la mia mente, i miei pensieri, i miei sentimenti anche. And I'm sitting with you, but I'm not listening anything. Quindi posso essere di fronte a voi, voi mi vedete qua di fronte a voi, ma in realtà che non sto ascoltando niente. Because I'm not here, and my mind is some other place. In Italy or Germany, right? With Suniti or Gyananda Maharaj in Japan, I'm there. Quindi anche se il mio corpo è qua, la mia mente può essere altrove, quindi non sono presente. Può stare in Germania con Suniti oppure in Giappone con Jayananda Maharaj. Right, Anna? So mind has to be always in Buddha Yoga. Thank you. Dev, can I share it a bit? Yeah. So after listening Gurudev's words, I got some feeling, what is Buddha Yoga? Quindi dopo aver ascoltato le parole di Gurudev, ho ricevuto qualche idea di cosa significa Buddha Yoga. So Buddha Yoga means, after hearing Gurudev's words, I just one word coming to me. This Tadatmika. Dopo aver ascoltato le parole di Gurudeva, a me è arrivato che il significato di Buddha Yoga si esprime in una parola, Tadatmika. So Tadatmika means same feeling, same thinking. For example, Radhika's only thinking to please Krishna, Mohan. Significa soltanto un sentimento in comune.
un pensiero in comune, come ad esempio Radharani, lei pensa sempre soltanto a come soddisfare Krishna. So, and also Manjari always thinking how to please, how to serve Radhika. This one point. E anche le Manjari pensano sempre soltanto a come soddisfare Radhika. Questo è il significato di avere un unico pensiero. So this Atma become same as our Ishtadeva, Ishtadevi. Quindi la nostra Atma, anima, diventa tutt'una con la nostra Ishtadeva. So Atma sometimes say intelligence also Atma, Atma also Atma, also mind also Atma. E qualche volta il termine Atma può essere tradotto, può significare anche intelligenza, pensiero, mente. And also I remember one Advaita Charya's words to Mahaprabhu. Io ricordo anche le parole di Advaita Charya Mahaprabhu. Whenever you are there, that place is in Vrindavan. Lui gli ha detto, in qualunque posto tu ti trovi, quello è Vrindavana. Like Gurudev, now he's always staying in Vrindavan, but he used to travel all over the world. But whenever Gurudev staying some certain place, that place become Vrindavan. Quindi Gurudev adesso noi vediamo che risiede in modo permanente a Vrindavana, ma anche quando prima viaggiava in tutto il mondo, in qualunque posto lui andava, quel posto diventava Vrindavana. Because Gurudev's mind always observed in Vrindavan. Perché la mente di Gurudev è sempre assorta in Vrindavana. So dear disciple, I'm not dear disciple, but dear disciple is tadatmika with Gurudev. Quindi io non sono un vero discepolo, però un vero discepolo è tadatmika, è tutt'uno con Gurudev. Like Narottam Das Thakur say, Shri Chaitanya Manobhishtam. Rupa Goswami is his glorified Shri Chaitanya Manobhishtam. Come Narottam Das Thakur che esclama Shri Chaitanya Manobhishtam, che anche Rupa Goswami esclama lo stesso. Because Rupa Goswami always thinking Mahaprabhu, how to fulfill Mahaprabhu's desire. Rupa Goswami was thinking how Rupa Goswami could see the mind of Mahaprabhu. Perché Rupa Goswami era abile nel poter leggere la mente di Mahaprabhu, perché lui l'unico desiderio che aveva era quello di poter soddisfare tutti i desideri di Mahaprabhu. So I learned from Gurudev this tadatmika, how disciple should be. Quindi ho imparato da Gurudeva qual è il significato di tadatmika inerente al fatto di come un discepolo deve essere verso il suo guru. This is one explanation of Buddha Yoga, which I understood. Questa è una spiegazione del termine Buddha Yoga, la quale oggi io ho compreso. One thing I want to add in this. Anche io voglio aggiungere qualcosa. That Manobhishtam means know your heart. Know you. If I don't know your heart, I don't know you. Manobhishtam, cosa significa? Conoscere te, conoscere il tuo cuore. Se io in realtà non conosco cosa c'è nel tuo cuore, allora non ti conosco. So, what is the service of Radha Dasi? He knows the Manobhishtam. He knows the heart of his disciple. Quindi, qual è il servizio di una Radha Dasi? Lei sa Manobhishtam, conosce il cuore.
Si è fermato tutto? It's in internet connection is not so favorable to us. No. So Gurudev could not appear. So Gurudev was not present. So Gurudev was talking about Mano Vishtam. I don't know what Gurudev want to say, but what is Manobhishtam? The desire of heart of our Ishtadeva, Ishtadevi. Oh, translation also gone. I can try. Yeah. Dice Jayananda Maharaj, io non so cosa volesse dire Gurudev, però penso che Mano Vista è il desiderio del cuore. So, if we want to know someone's heart, we have to be close with that person. Oh, Srila Arvaya. Oh, okay, now Gurudev coming. Heart from the heart. Heart to heart. Una, deve essere una vicinanza da cuore a cuore. I'm sitting near to you, my heart is under this. Se però, ad esempio, il mio, io mi sono seduto vicino a te, però il mio cuore si trova in un altro luogo. Buddhi yoga. Heart to heart connection significa avere una connessione che va da cuore a cuore. Mind to mind connection. Da mente a mente. Feeling to feeling connection. I can feel you and I love you, I can connect you. But you are not connecting because my mind is different place. Io ti amo, mi posso connettere con te, ti posso sentire, posso capirti, però se la tua mente è in un altro luogo, allora tu non puoi fare lo stesso con me. Because I don't like to be Buddhi Yoga with you. Perché a te non ti piace essere in Buddhi Yoga. Right? Then yes. We create blockage to cut my... This is... And when my mind is connected, your mind is also connected. That is Tadatmika. Quindi io mi creo dei blocchi e non posso avere un'unione con te. Se però la mia mente è connessa con te, la tua mente è anche connessa con me, allora siamo in tadatmika. Raghunath Das Goswami and Rati Manjari is asking to Rupa Goswami, you are just down. And then Sri Raghunath Das Goswami, nella sua forma di Rati Manjari, chiede a Rupa Goswami, Rupa Manjari,
tu sei una donna molto casta e non sei sposata. Tutti ti conoscono essere una donna casta in questa città, in questo villaggio. Com'è possibile che hai un taglio, un morso sulle tue labbra? Some parrot come and bite your lips. C'è un pappagallo che ti ha morso il labbro? No. Rupa Goswami so tadatmika. Oneness was there. Heart and heart, mind and mind. It's so one. No, nessun pappagallo le ha fatto un morso. È che Rupa Manjari è così tadatmica, così in un'unità di sentimenti e di cuore con la sua Swamini. Swamini what thinking and Rupa also thinking, same mind, same feeling, same cooperation, not non-cooperation. One, they become one in the, what is the power? When mind become one, my feeling become one. This is the highest energy. You can do anything in the world. Che qualsiasi cosa Swamini pensa, lo pensa anche Rupa Manjari. Qualsiasi cosa lei sente, qualsiasi cosa prova, pensa, prova e che capisce tutte le sue emozioni, tutti i suoi pensieri. Perché? Perché in realtà è come se avessero soltanto un'unica mente, un unico cuore. E questa è la potenza che arriva nell'essere completamente connessi. E uno riceve da questo un grande potere. Any progress you see, the two person become one. Is the progress grow? Potete vedere voi stessi in questo mondo che lì dove c'è il progresso in due persone, in una coppia ad esempio, è perché quelle due persone si sono unite, intese per diventare un'unica potenza. The mind is one, heart is one, working is one, goal is one. La loro mente è una, il loro corpo, il loro cuore, le loro emozioni, il loro modo di lavorare si uniscono per un'unica cosa. Right? Giusto. You see the Rupa Manjari and Swamini. Vedete Rupa Manjari e Swamini. And third person, Rati Manjari, who can see this from distance. In questo caso c'è una terza persona, la quale è Rati Manjari, che può assistere a tutto ciò da una distanza. Because he's a guru, Rupa Manjari is a guru of Rati Manjari, he has to pray first to his Rupa Manjari. You are so lucky, you are bitten. I know today one parrot bite the lips and lips of Radhika, it happens to you. I can see that. This is the oneness. This is the tadatmika. That is when we practice with my buddhi yoga, I reach to tadatmika. Perché Rupa Manjari è il guru di Rati Manjari, quindi la prima cosa che Rati Manjari fa è quella di pregare verso il suo guru. E lei, nonostante si trova a una certa distanza, può vedere, può assistere che gli viene fatto lo stesso segno sul labbro, un taglio, per via di un pappagallo che magari ha morso il labbro di Radhika. Quindi lei può assistere e vedere a tutto ciò per via del suo tadatmika, della sua unione con Rupa Manjari. Any place, material world also progress when there is heart and mind is one. Per questo non funziona. And the goal is one. That is a progress. It's impossible not that there cannot be a progress. Non funziona soltanto sul piano spirituale, ma anche in questo mondo materiale possiamo vedere che coloro che sono in un pensiero in comune, con il cuore in comune,
che lavorano verso un unico obiettivo, allora possono progredire, possono avanzare, possono costruire qualcosa di buono. Altrimenti è impossibile farlo, anche sul mondo materiale. Sorry, it's too early. 1 hour they are keeping. Six hours. Okay. Two. Can you hear? I'm foolish now. I take long time to that to explain the things. I'm not very intelligent. But if you understand, love matra, sadhu sangha sab siddhi ho, you can change your life if you accept one thing in life. And change will happen. Automatic. You don't need to bother. You have to accept that from the heart. And change will, you can see the change. Scusate, ci metto molto a spiegare anche soltanto alcune cose, però questo verso che ho appena pronunciato significa che se tu realmente accetti dal cuore quello che uno dice, soprattutto un sadhu, quello che lui dice, allora se uno realmente lo accetta e lo mette in pratica nella propria vita, allora la sua vita può realmente cambiare. Quería claro, Buddha Yoga. Very difficult. Can I ask you, from a material platform of practicing devotee who is still not very advanced and he wants to become Tadatmika, will his Gurudev? Actually, Gurudev do Tadatmika. Gurudev make Buddhi Yoga, but other side, no Buddhi Yoga. Yeah. Buddhi Yoga is not there. Gurudev keep yoga. So the progress is not growing. And the I create a problem for my Avete capito la domanda di Shidar mentre aspettiamo? Shidar ha chiesto Gurudeva, per noi che siamo devoti diciamo all'inizio, ancora neofiti, come possiamo fare a sviluppare, aumentare Tadatmika? E Gurudeva credo che non l'abbia fatto neanche finire, gli ha detto: è il guru che dà Tadatmika in realtà, ed è il guru che diciamo vive questa Tadatmika, mentre dall'altra parte spesso cioè non c'è, cioè dall'altra parte vuol dire dalla parte del discepolo, però poi si è interrotto, giusto Sundaram? Se ho sbagliato qualcosa. No, grazie. Era proprio grazie, così. Grazie mille. Grazie, grazie Maduria. Grazie Maduria. Ehi, Rade Rade. Rade Rade.
Maybe Jayananda Maharaj want to help us or Suniti Didi. Or maybe you want to expand this concept. It was wonderful, huh? It was all so much blessing from Gurudev, and now it is clear. The mercy come because Guru make us in his feelings, one-minded, one-hearted, is by their mercy. Because we have this also in our relationship. When the father or the mother, they like very much their children, they will give all their feelings to them, and they will also get their, you know, talents and their abilities and their love. It will happen. It comes by love. So I think it was perfect. We feel very happy. Na, Rasa? Yes. Say something, Rasa. Now look, Rasa is in Germany. Can you believe it? Yeah. When swimming today, when swimming, he is fresh. I think by your all Vaishnava's mercy, he will also will understand the meaning of Tadatmika. He will also know to make his buddhi yoga. Yes. With Swamini. Swamini. Yeah. We become all friends. Accept this mercy. Yeah. Yeah. He will forget, like, Gurudev, that he is the son of a king. He has to remember that his father is a beggar, one Vaishnava who is a gatekeeper of Radha. Oh, Gurudev, so sweet. You are the sweetest gatekeeper in Vrindavan, Gurudev. And we love your veil today. You look so sweet. Stop his gatekeeping. Sachinandan and Shyama is gone. I'm the first. The boss of living backside. Sorry. Oh, my God. Gatekeeper is in the front. He's in the front. Translate. Gurudev ha detto, ha salutato Prashanbeglia che in Germania ha detto: spero anche che grazie alla misericordia di tutti i Vaishnavi devoti anche lui avrà la Buddhi Yoga con Radha Mohan, per il servizio Radha Mohan. Allora Suniti Didi ha detto: sì, sicuramente si dimenticherà che è il figlio di un re, quindi per la sua identificazione genetica, diciamo. E Gurudev ha detto: esatto, infatti lui quello che deve ricordarsi è che è il figlio di un mendicante e del guardiano del cancello di Radha Mohan. Sundaram. Vado avanti? Sì. Ah, volevo dire a Gurudeva, volevo chiedere, qui in questo verso, Raghunath Das chiede la misericordia di avere il servizio, ma in realtà lui già ce l'ha il servizio, perché chiamandola Varoru, ragazza dalle belle gambe, vuol dire che sta lì e la vede, ha già ottenuto il Buddhi Yoga. Giusto? In this verse he's saying that it seems Raghunath Das is praying for Swamini's service, but as he pronounced call to Swamini,
Avaruru is assigned that actually you already got the service. You know, I'm with the person who is very tight in the service. There is no holidays there. Every day Sunday, but not holiday. Every day is Sunday. Vrindavan, you come every day is Sunday, but there is no holidays. Perché Raghunath Das Goswami è cosciente di essere insieme a colei che è costantemente impegnata e seria e decisa nel servizio. Rasa knows this. Every day is Sunday, right? Rasa, but no holidays. This is the Swami service. But now she is holiday. No holidays there also. No holidays. Is also for service of Radha. Only service, Gurudev. Today I was again also in kitchen, Radha's kitchen. Yes. I made a cake. Today is the Vishwadev's birthday and she make a nice cake, Gurudev. A big cake. Best cake maker. You all going there? We eat all together. We eat in the green saloon and Vishwadev was very happy. It was a raspberry cake, Gurudev, with pudding. Very nice. So that's it, that one. Varuru. Varuru. You. Varuru. You want to be Dasi Baruru, tight girl, she will make us tight more. I was very lazy, but when I take shelter of her, my Gurudev makes me very tight. You see? I never wake up before 8. And now I wake up at 1, 2. She makes me tight. What you are doing, sleeping? Wake up, chant. Baruru. Why are you wasting your time for nothing? Se noi siamo delle sue dasi, allora lei ci fa diventare anche a noi molto stretti, molto decisi nel servizio. Io prima mi alzavo alle 8 di mattina, dopo le 11. Invece adesso mi alzo alle 1 di mattina per poter cantare, perché il mio Gurudev che mi ha fatto diventare in questo modo. E Radharani è come se ci dice: cosa devi fare? Adesso devi dormire. I have a pain, I have a little old body, I want to rest more. Still you are in bodily identification. You cannot be a tight girl. He's a loose man. Loose men are living in the identification of body. Radharani ci vuole far diventare più decisi nel servizio. Allora ci dice: alzati, fa qualcosa, impegnati. Però io le rispondo: no, sono un uomo anziano, ho un po' dolori alla schiena. E lei, uomo anziano, ancora stai nella identificazione del corpo, nella coscienza del corpo? Soltanto i pigroni perdenti si trovano nella coscienza del corpo. Still you are thinking for body. You are only identifying with body and other body. You are very loose person. You not become tight, not strong. You are suffering because of that. If you want to follow me, you have to be tight, like I am tight. Ancora che ti identifichi con il corpo, allora Radharani dice, se ti identifichi così con il corpo e con un altro corpo ancora, allora sei un perdente. Devi diventare una ragazza decisa come me, così come sono io. Yeah. You are more
Ci sono delle domande perché sono rimasti solo 10 minuti. Non so se c'è qualcuno che. Gurudev, before in the verse it said that Radhika make Amrita Keli cake. What is the meaning of this Amrita Keli? Amrita means no. Amrita. What you eat, you will, what you say in English. Jananda Maharaj, what is Amrita? Nectar. Nectar. And Keli, the Nitya Leela, always what is happening. Is the play? Play, what is always, you can look with it. Buddhi Yoga and Tadatmika, that Keli. Meeting, separation, what is the position in separation? In between them, you will see the whole world is Amrita Keli. That cake she is making. That is the prasad cooked by her, who take, he become Amrita. It's like a nectar. A Keli means you start living in divine. You see only divine. You got the vision divine by eating on the earth. And then you will never identify your bodily identification here. You will live in your constitutional position. And she is sending for Krishna that he is always to think for me, or I will think for her. I am thinking for her, and what about you? This thinking is a Keli, meeting is a Keli, driving is the Keli. That is Amrita Keli. Nothing outside is happening. That sweet cake is Dayanidhi ha chiesto che nel verso, nella spiegazione, vengono spiegate come Radharani fa delle torte che vengono definite Amrita Kelika. Quindi qual è il significato di questa Amrita Kelika? Gurudev dice che Amrita significa nettare e Kelika, per quello che Gurudev sta cercando di spiegare, che interpreto io, che traduco, è una realizzazione, diciamo, che sta cercando di spiegare in delle parole. Dice che significa incontro, significa il passatempo, il gioco, la mente tra la coppia divina, e quindi colui che riesce a prendere le rimanenze di questa Amrita Keli, di questa torta che Radharani stessa fa per mandare a Krishna, automaticamente riceve il nettare di poter assistere costantemente ed essere immerso in tutto ciò che riguarda gli attributi e i passatempi di Swamini. And what is Amrita? Che cos'è Amrita? Keli, the meeting and feeling and understanding to divine couple is Amrita. Cos'è l'amrita? Che cos'è il nettare? È il gioco, la sintonia, l'amore, i sentimenti che ci sono tra la coppia divina. Questo è il nettare. When my mind is fixed there, my heart is fixed there. That is amrita.
quando la mia mente, quando il mio cuore sono fissi nell'incontro, nei passatempi della coppia divina, allora quella è il vero amrita, il vero netere. Prasadam for us. So we are now eating the remnants of this amrita kelika. By listening, drinking, noi riceviamo questo prasada dell'amrita kelika attraverso l'ascolto. By looking, attraverso la vista. By eating, attraverso il mangiare. By eyes, attraverso gli occhi. All the senses become divine here. Tutti i sensi diventano divini. This point. Nothing is material there. All become divine. Lower senses become divine. All is divine with the connection with the divine. That is amrita. Quando uno è nell'amrita kelika, allora non c'è più niente di materiale, tutto diventa divino, tutti quanti i sensi si spiritualizzano, diventano divino, persino i sensi inferiori. Non c'è niente all'infuori del divino. Questo è amrita. I'm not talking philosophy, I am telling to realize it. Io non ve lo sto spiegando come una filosofia per farvi capire un concetto teorico, ve lo sto dicendo così che voi stessi lo potete praticare e realizzare. Raga bhakti to realize. La raga bhakti significa, è il percorso della bhakti che riguarda la realizzazione, si deve realizzare. One realization will come, all you will start realizing. E quando arriverà una realizzazione, allora da lì realizzeremo anche tante altre cose. And by the bhakti, to collect the information, no realization is necessary because I have to travel and preach. Mentre nella via della Vaidhi Bhakti, quello che conta di più sono il collettare informazioni, perché magari sono più propenso alla via della predica piuttosto che a quella della pratica interiore. There is no time for realization. You have to be peaceful and one-pointed thinking, then realization comes. Però se vuoi realmente realizzazione, allora non c'è tempo per la predica. Quando sarai pacifico e concentri la mente in un unico obiettivo dentro di te, allora lì potrai ricevere delle realizzazioni. Pacifico? Yoga? Buddhi yoga? Buddhi yoga. That's a Buddhi yoga. E questo viene definito Buddhi yoga. Buddhi means? Intelligence. Buddhi significa intelligenza. And who's not intelligent, what said to that? Foolish. Quindi, who has no Buddhi, no intelligence, they are foolish. Buddhi significa intelligenza, quindi colui che è intelligente ha la Buddhi, mentre colui che non ha la Buddhi, che non ha l'intelligenza, viene definito uno sciocco. If the Buddhi yoga is there, intelligent yoga is there, there is also foolish yoga, right? Exist that. Perché così come esiste il Buddhi yoga e lo yoga intelligente, esiste anche lo yoga per sciocchi. Foolish yoga. No yoga. Foolish can only make the this man no intelligent yoga. They make their yoga. Uno yoga, their project. Uno yoga sciocco dove uno fa soltanto attività sciocche e cerca di realizzare soltanto dei propri progetti. Foolish yoga, Buddhi yoga, Gyan. Buddhi. Quindi c'è lo yoga sciocco e il Buddhi yoga.
Which yoga you are doing? Check yourself. Foolish yoga, buddhi yoga. Quale yoga stai facendo? Devi controllare te stesso. Lo yoga sciocco o il buddhi yoga? Thank you, Radhe Radhe. I have one question, Gurudev. Yeah. In the last Saturdays, you asked me to read some poem, actually, so I just... Is there some space here, 5 minutes, or maybe for next time? Yeah, your space is here, but we will not see your picture. We have to see the picture, full picture. Check you out. Yeah. Now you say that. Okay, you can see me, yes? Yeah, all they can see you. Okay. Yes. So can I read if there is space now, yes? Yeah, it's space for you every time. Okay. Now, this is one song which I'm not still read in the front of devotees in the Sanghas. Actually, I read it just for you, Gurudev, and some assembled devotees in your room when I was in India last time. So this is a song, Rendezvous, it's the name. So this is first time here, and I'll read it for you also. Can you hear me properly? Yes? Yeah. Okay. So, when will my eyes bat in the sights of the divine couple's unity, where nothing else exists? That is the greatest happiness. Wow. For them and for the fortunate ones who surround them. Wow. And for us who nourish our hearts with their sweetness more and more. Yeah. The unity of gazes, the unity of touch, the unity of sweet words whispered to each other in bright nights where everything quiets down. Even the flowers that quietly bloom in the gardens of Raja pause in their blossoming. Because then only their love blooms. Wow. And everyone listens to what cannot be heard while their chests touch and lips meet. Wow. Lost in ecstasy, they lose awareness, forgetting who is who, lost in each other. Their heartbeats collide, creating a melody only they hear. Radha gazes at Mohan then. Mohan gazes at Radha. In truth, their hearts gaze at each other, for the eyes do not see clearly. Tears within them blur their vision. When their eyes clear, Radha sprinkles him with a sweet ocean from her eyes, bathing him in the celestial blue of her gaze. His skin sparkles, filled with the love that floods him. Mohan places a sapphire necklace around her neck. That necklace is his hands pressing against her chest, where the Kaustubha jewel is dyed by the moonlight from her skin. He places rubies in her hair.
Those rubies are the tips of his fingers gently running through her locks. Then he offers camellia flowers to her cheeks, eyes, forehead. Those are his lips whose touch makes her body tremble as their eyelids timidly touch. Govinda's smile spreads across Radha's face, and her face, like a sunflower, responds with radiance. Every embrace with their eyes, every shiver when their bodies touch, again is a new small rendezvous. And with each encounter, a new star ignites in the celestial vault. And when weariness calls them to sleep, a dazing quiet covers their bodies from above. The caring night silences the sounds of the Vrindavan forest. And then faithful manjaris approach. Silently to their feet. Their trembling hearts are in their palms, gently massaging them with the lotion of love, with tender movements, without interruption. For if they pause, they might awaken them. The kunjas bark in the scent of camphor. The moon melts, batting the slumbering faces of the divine couple in golden drops. And when the crimson sun whispers to the night of its imminent arrival, the starry canopy reveals the beautiful bodies of the Yugala Kishore. Oh, my dear ones, the day is your Vipralamba. The night is your Albisar. The night dew drops the grass in the grooves of Raja with tears when the morning takes you away. But the day hurries to surrender you to the night again, where your love will bloom once again. So that is the song. Thank you for your attention. So good. So good, my dear. Very beautiful. Send to me. Thank also. You very much. Right, welcome. I will send to you. Yeah. There is three poems more, which I didn't read. I didn't send to you, but now I'm waiting to Mahabhava translated it, and this will be all the place in our new book. We will be planning to publish, as you know. You can translate. And she will check it, and you have to ready for Saturday. Thursday is coming. Yeah. Thank you. Thank you too.